and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Water. To us, it seems quite simple. But more and more people discover things about water that are quite remarkable. One of them is Dr. Masaru Emoto, a water researcher from Japan. He wondered if water, just like snowflakes do, would make ice crystals. He began to freeze water for 3 hours by a temperature of minus 20 degrees Celsius and photographed them under a microscope. Beautiful structured ice crystals appeared. And they even appear to be all different depending from which water they were taken. But the most revolutionary discovery was done as water was exposed to music. Water exposed to music showed beautiful crystals. But what does this prove? At least it confirms the statement of Einstein that everything is energy. And it seems that the French scientist Jacques Benavista was right when he suggested that water has a memory. But does this discovery, due to the fact that we consist of 70% of water, has any significance for us in daily life? Does this mean that we create our own reality by the way we speak and think because it is all vibration? Question is that in fact you say we are the creators of our own lives because we create our own life by the way we think, by the way we speak, because it is all a vibration that has an effect on the reality that we create. What would you like to say to people who really are mad about this because they say, well, I look at my life and my life is really bad and now you are saying that I did it myself. What would you like to say to those people? They should study about what is resonance. Resonance. Tell me about resonance. Yes, resonance. If I have, this here, tuning hook. Like 440 hertz tuning hook, and if I generate the sound of la, I could give energy to the that steel again, you know, because it began to vibrate.
you have to begin to stop, okay? So vibration is life, you know, and giving life is giving love. I think so. So you can give, you know, love to anyone, everything of this planet, because you can generate every sound, every note, if you are not out of order. It is sure that everybody can meet and can encounter with a nice person who has a resonance vibration with you. Okay. Yes, don't give up. So, Dr. Emoto, we talked about that in fact everything is energy. So everything in universe has a vibration, mm-hmm. like words mm-hmm. and thoughts. Mm-hmm. So what about like on package of cigarettes? We have these words like smoking kills. What would you like to say about that? This is so bad, you know? It's, I think, a design for killing people. Not from cigarettes, but word itself has the energy of killing people. Smoking is bad for our health, you know. But I don't think so. Main cause from to be sick from stress, negative mind of ourselves. So these words make me sick. So it would be better actually that to put another word on the packages. Yes, like yes, love yes. Love thyself. Yes, 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 yes. Device while drinking water. It would be better to drink water with words written on it every day, like love and gratitude. Yes, yes, yes. Yes? I'm recommending that to other people of the world. Yes. Yes. Because that is not expensive. No. Just writing. It's actually for free. Free, yes, yes. So water would be one of the most important things to focus on now? Of course, yes, water is everything. Yeah. And I think this is a final chance of human being to be able to stay this planet. So, if this time we cannot resonate with water, our human being future in this planet will dissolve. Yeah. Dissolve. To avoid the human being dissolving from this planet, Dr. Emoto has set his hope on a new generation. This is why he wrote a book for children with the message of water, to be given free to all the children of the world. This book can be downloaded from the site thankwater.net. Although the pictures are beautiful, the question remains, is it science? This is not science. Right. Yeah, they so say. They see actually your research for the water, they don't see it as real science. Mm-hmm. Because, what do you think about that? Yes, how do you feel about that? Yes, because as long as science needs a double blind system, no new science appeared. Right. Yeah, because you know, we have two eyes. Why we need to, you know, to be double blind? Yeah. Right. Anyway, everything is vibration. Yes. And my vibration is moving. Yeah. 1 second or 0.1 second, 0.001 second moving. So it is impossible to get the same, you know, result. Yeah. Right. Yes. So you would say it's not static, it's a dynamic process. Yes. So in that way, scientists would say, well, this is not for real because
it doesn't have always the same result. Yes, right. Yes. If we have to accept their theory, yes. That means we cannot progress. Not convinced? Very good. Experience is still the best teacher. So do the rice experiment yourself to see if your words or thoughts can create an outcome. So this is the experiment. You take 3 jars. On the first jar you write, I love you. You leave the second blank, and on the third jar you write, I hate you. Then you fill them all with boiled rice. You pour tap water on them, and then you close the lids. You put them on the same place, but with a distance of 30 centimeters away from each other. Then this is the procedure. Every day you say to jar 1, I love you. To jar 3, I hate you. And you ignore the blank one totally. Repeat this procedure every day and you will be amazed after a month by the result. Please share your experiences with us on the website of newtide.tv. Amici carissimi, un meraviglioso e amorevole saluto da Madre Terra, la nostra mamma, la tua mamma. Ti invito a prendere immediatamente carta e penna e a segnarti il nostro numero di telefono. Acqua Sceire, 800 125 769, perché io ti dirò delle cose adesso che ti interesseranno moltissimo, proprio a te. Dunque, l'acqua è sinonimo di vita. La vita di che cosa è sinonimo? A questa domanda Tiziano Terzani rispose così. Che cos'è la vita? La vita per me è una giostra meravigliosa e ogni mattina quando mi sveglio mi dico, ah, che bello, un altro giro di giostra. Stasera le ninfe, queste divinità protettrici dell'acqua, sono qui con me e mi invitano a parlarvi di acqua in termini anche poetici. Citiamo allora il grande poeta e filosofo romano Seneca, che diceva così: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Amico, io sto parlando con te, eccoti la rotta. Ecco la rotta che ti porterà nella tua casa un'acqua pura, come e migliore dell'acqua di sorgente. Per rompere il ghiaccio, rimaniamo così in tema di acqua, adesso ti faccio conoscere il capo tecnico dell'azienda che ho avuto il piacere e l'onore di accompagnare durante una delle sue installazioni. A questo signore ho fatto alcune domande, sentiamo che cosa risponde. Buongiorno signore. Buongiorno. Acqua Sceire. Messo. Dopo la sua ordinazione è passato solo qualche giorno, giusto il tempo di organizzare la consegna, ora eccoci qua, come da lei ordinato. La signora sembra dubitare, sembra pensare, ma avrò fatto realmente un buon affare, risparmierò veramente con l'acquisto di questo depuratore rispetto all'acquisto delle bottiglie di plastica. Ma sembra certo, pensare signora. Questo la signora. Certo, l'acquisto di un depuratore, anche se l'acquisto può essere, diciamo così, scomodo, però è ammortizzabile abbondantemente tramite il non acquistare più le bottiglie. È chiaro? Che vi ripeto, non c'è solo il costo della singola bottiglia, dovete sommare a questo anche la benzina per andare al supermercato, il tempo che perdete. E la fatica. La fatica fisica. Il marito potrebbe avere qualcosa da obiettare, ma siamo sicuri che depura veramente l'acqua, perché nel nostro comune, pensa il marito, nel nostro comune dicono che controllano l'acqua tutti i giorni e dal rubinetto esce acqua pulita, quindi perché la devo ulteriormente depurare? Bellissimo oggetto, ma a cosa serve effettivamente se già mi esce pura dal rubinetto? Il marito potrebbe pensare questo, forse. Perché diciamo così, il comune aggiunge il cloro giustamente per disinfettare l'acqua, per esempio, che pur essendo buonissima, buonissima dall'acquedotto, attraversa spesso delle tubature, purtroppo, che, diciamo così, come sappiamo in Italia, perdono ruggine magari. Preciso, sono rugginose, hanno dei fori,
eccetera. La macchina in questione elimina il cloro, elimina, diciamo, ruggine, elimina terra, moto e tutto quello che concerne, diciamo, le particelle che possono depositarsi nelle tubazioni, per cui rende l'acqua esattamente oligominerale. Per cui oligominerale, esattamente quella in bottiglia, con la capacità di regolare addirittura l'uscita, in questo caso la salinità e la conducibilità dell'acqua. Per cui se c'è un bambino piccino vogliamo un'acqua più leggera, se c'è degli sportivi un'acqua più sostanziosa di sale minerale. Abbiamo questa opportunità che, diciamo, non tutti i depuratori possono offrire. Faccio vedere come si può essere installata. O verticale. Salute! È buonissima! Arrivederci, veramente, e buona giornata. Buone tante bevute, sane. Grazie mille. Ciao piccino. Prima di continuare, caro amico o amica, ti invito a fare un brindisi insieme a me, con acqua depurata naturalmente, ma non usare il solito modo di dire salute, cin cin, prosit. Ti invito a dire evviva l'acqua, grazie terra di questa meravigliosa acqua. Il capotecnico, il perito Stefano che hai potuto ascoltare, oltre che essere una persona di straordinaria competenza tecnica e cultura tecnica, è anche un uomo estremamente gentile e disponibile. Così sono anche gli altri suoi colleghi, sono tutti così in acquascena, è una cosa incredibilmente bella, meravigliosa. Dunque, lui vi ha mostrato un depuratore a osmosi inversa, un prodotto esattamente uguale a questo, che può essere installato o in posizione orizzontale, come potete osservare, oppure in posizione verticale, come ha dimostrato lui all'interno della casa. Al tuo rubinetto che cosa succederà? Avrai il tradizionale rubinetto, quello di sempre, più un altro rubinetto, questo qua, che ti fornirà la tua acqua meravigliosamente depurata. Naturalmente, per motivi di spazio, di tempo, io non vi ho potuto portare gli oltre 40 macchinari di acqua share, vi ho portato soltanto alcuni oggetti a titolo dimostrativo. La cosa che io ti invito a fare è di telefonare immediatamente. Prima cosa, la telefonata è assolutamente gratuita, paga Acqua Share, e anche questo la dice lunga sulla serietà di questa importante azienda nazionale. Il numero verde è 800-125-769, esattamente quello che vedi sopra. Dunque, parliamo un attimo dei problemi dell'acqua di casa tua. Se abiti in una città qualsiasi, italiana, europea, qual è il problema principe in città? Il calcare è il grosso problema. Se tu hai un tubo, un'ipotesi, il tubo dell'impianto termico di casa tua o idraulico ha queste dimensioni, con l'andare del tempo le dimensioni del tubo si ridurranno moltissimo, forse addirittura fino a un numero infinitesimale. Il tubo alla fine finirà con lo spaccarsi, i radiatori anche, i grandi elettrodomestici ad acqua della casa, scaldabagno, lavatrice, lavastoviglie, eccetera, si guasteranno, avranno vita brevissima. Qual è questo grosso problema? È il calcare. Le acque cittadine, purtroppo, la stragrande maggioranza sono piene di calcare. Cosa suggerisce AcquaShare? AcquaShare suggerisce un filtro addolcitore, che è questo qua. Il filtro viene installato subito dopo a monte del contatore dell'acqua. Non tutti gli impianti hanno la predisposizione per poterlo fare. Sarà il tecnico che ti farà un sopralluogo gratuito a casa tua e ti dirà se è il caso, se lo può mettere o meno. Comunque, l'offerta di questa telepromozione, perché questa è un'azienda giovane, un'azienda dinamica, anche se le persone che la costituiscono hanno una grande esperienza e competenza tecnica, ha necessità di farsi conoscere, ha invitato me a metterci la faccia, ma ne parlo molto volentieri, perché l'azienda è costituita da persone come il capo tecnico, persone serie, persone competenti, hanno ottimi rapporti con i loro clienti, ottimi rapporti con i loro fornitori, con i loro collaboratori, insomma veramente è un'azienda incredibilmente positiva. Noi siamo, come dire, i padri, dico noi perché non sono solo a rappresentare Good News, siamo uno staff di persone, siamo i padri delle buone notizie, del pensiero positivo, e naturalmente ne parlo positivamente di un'azienda così positiva. Dunque, vi parlavo dell'addolcitore. L'addolcitore vi risolverà il problema del calcare di casa, i vostri impianti termici, idraulici, i vostri elettrodomestici ed acqua funzioneranno magnificamente, al massimo della loro potenza, perché il calcare non solo riduce il potenziale energetico dell'impianto termico, ma addirittura riduce il potere detergente dei detersivi, una cosa pazzesca, e quindi finirai con l'inquinare di più, con riscaldare di meno l'acqua, insomma una cosa assurda, oserei dire stupida. Ma perché?
detto. Costa pochissimo, questa macchina da sola costa 1200 euro installata e tu nel tempo avrai risparmiato un sacco di soldi grazie alla vita più lunga degli elettrodomestici, grazie a uno sfruttamento ottimale dell'energia di casa tua. Per stasera, per far conoscere, per far apprezzare questa importante azienda italiana, Acquashare, ti invito nuovamente a prendere carta e penna, telefona subito, non perdere tempo, è una promozione chiaramente è limitata nel tempo. Dunque, per stasera, due oggetti a un prezzo pazzesco. Questo è il depuratore osmosi inversa, che ha al suo interno anche un sistema a microfiltratura, quindi un depuratore il massimo per quanto riguarda la tecnologia depurativa. Tu pensa, per esempio, per desalinizzare l'acqua di mare è necessario una filtratura osmosi inversa. Tu pensa che per riciclare l'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti usano dei filtri a osmosi inversa. Hai capito che cosa voglio dire? Riciclano anche l'urina, quindi finiscono col bere anche l'acqua che deriva dall'urina originariamente. Chiaramente la macchina non è questa, ma il principio tecnologico sul quale funziona è il medesimo. Dunque ti dicevo di prezzi, 2500 euro installato questo da solo, 1200 euro installato il filtro addolcitore da solo. Solo ed esclusivamente per questa promozione ti invito a telefonare subito se ne vuoi approfittare, tutte e due insieme 3000 euro. Ne puoi pagare comodamente in contanti, se preferisci, addirittura in comode rate mensili, solo ed esclusivamente, 60 euro circa al mese. Ma ripeto, questi sono soltanto alcuni campioni, non sono tutte le soluzioni. La cosa che io ti invito a fare è quello di telefonare al centro assistenza, il numero verde appunto. Il tecnico ti farà un sopralluogo a casa tua, valuterà la tua situazione, il tuo impianto, la tua acqua, se è dura, se è conduttiva, eccetera, eccetera, e ti farà una proposta ad hoc solo ed esclusivamente per te. Non una proposta generica, insisto a dire che nessuno cercherà di appiccicarti un prodotto che non ti necessita oppure che è troppo per te. Faccio un esempio, se tu abiti in montagna, per esempio, scusate, dai la possibilità, l'opportunità di bere acqua di sorgente pura, buonissima, chiaramente il tecnico non ti proporrà questo super depuratore, super filtrante, no, forse a te ti può bastare un depuratore a microfiltrazione che non è inferiore tecnologicamente, sicuramente non ha il filtro osmosi attiva né un altro, a te magari te ne avanza e costa molto meno del depuratore ad osmosi inversa. Quindi la cosa che ti invito a fare, non ascoltare necessariamente me che ti parlo di un prodotto, ma ascoltare il centro assistenza di Acquashare, chiama subito, approfitta di questa opportunità. Non solo. Naturalmente questi due prodotti insieme a questo prezzo specialissimo, ma per ogni prodotto che tu andrai ad acquistare, qualsiasi tipo di prodotto, costasse anche 100 euro ipotesi, tu avrai diritto a due regali che Acquashare ti farà. Il sole alle mie spalle ti fa venire voglia di vacanze, anche a me sinceramente, ecco. Venite in Italia, amici che mi guardate dall'estero, che mi guardate dal satellite da tutta Europa, venite in Italia, Italia è un paese meraviglioso, io ho girato moltissimo. Il mondo mi piace, lo amo, amo il pianeta Terra, però ci sono alcuni posti che sono assolutamente magnifici. Ho visto mari bellissimi a giro per il mondo, all'altro capo del mondo rispetto all'Italia, ma non ho mai visto un mare così bello come quello delle nostre due grandi isole, la Sicilia e la Sardegna. L'Italia è bellissima, amici, venite in vacanza in Italia. Per voi italiani che volete invece andare all'estero, stesso discorso. Allora, che cosa è questo regalo? È un bonus che ti farà risparmiare fino a 500 euro delle tue vacanze. Qualsiasi vacanza essa sia, dovunque vorrai andare, risparmierai fino a un massimo di 500 euro. Ti mostro subito la simpatia, fra l'altro, che il nostro amico Artisti dei Viaggi propone. Ecco, questo è un cofanetto che ti mostra la promozione. Fino a 500 euro con il gruppo Artisti dei Viaggi. Hai diritto a questo sconto. È una cosa magnifica, eccezionale. Dici che vorresti qualcosa di più, vorresti un ulteriore regalo. Come ti diceva l'amico, il capotecnico Stefano, nella piccola intervista che gli ho realizzato, questa acqua può essere tarata anche per le esigenze dei fanciulli, dei bimbi. Eccoti qua, un valore di circa 150 euro che noi regaleremo a te dedicato ai tuoi bambini. Se non hai bambini, lo puoi dare a una scuola, lo puoi regalare a un'istituzione pubblica, un orfanotrofio. Noi ti regaleremo anche 150 euro di libri chiaramente nuovi, appena stampati, dell'importante editore nazionale Il Rubino. D'accordo? Dunque parliamo di altri prodotti. Ripeto che sono solo ed esclusivamente campioni dimostrativi questi. Acquashare ha una gamma di oltre 40 macchine. Questa per esempio è il Plus Ultra della filtrazione, sempre un depuratore ad osmosi inversa, da posizionare sopra il lavello invece che sotto come l'altro. La particolarità di questa macchina è che è in grado di fornirti acqua frizzante, acqua refrigerata e naturalmente acqua naturale. È magnifico, è meraviglioso.
Cari amici, AquaShare ha anche prodotti industriali. Questo è uno dei campioni. Bar, ristoranti, alberghi, agriturismi, eccetera, eccetera. Come potete vedere, produce acqua gassata, acqua naturale oppure acqua refrigerata. Telefona subito, amico che possiede un bar, ristorante ad un albergo. Non indugiare. 800-125-769 produrrà la proposta più adatta alle tue esigenze individuali. Oltre alla tua dose quotidiana di acqua abituale che bevi normalmente, devi aggiungere due oppure tre bicchieri. Uno prima di andare a dormire, quindi bicchiere d'acqua sul comodino. Prima di andare a dormire un bicchiere d'acqua. Se durante la notte ti risvegli per andare a fare pipì, devi bere un altro bicchiere d'acqua. Però il tempo stringe, io devo passare necessariamente ai saluti. Cosa vuoi che ti dica, caro amico? Ti saluterei con le parole bellissime del grande Cristoforo Colombo. E il mare porterà all'uomo nuove speranze, come il sonno porta i sogni. La terra alle mie spalle, questo pianeta così ricco d'acqua, è la tua mamma, è la mia mamma, ed è anche un'astronave. Viaggia nello spazio a 1500 km orari su se stessa e a 107.000 km orari intorno al Sole. La terra è veramente un'astronave. Immagina la grande fortuna che abbiamo tutti noi, che abbiamo l'acqua in casa. Da oggi in poi tu puoi avere un'acqua assolutamente favolosa. Non perdere tempo, non aspettare. AquaShare è in grado di risolvere qualsiasi problema inerente all'acqua, non soltanto la depurazione, anche piscine, pannelli solari, riscaldamenti. Insomma, il gruppo AquaShare e Good News ti invitano a bere acqua pura, quella di AquaShare. Telefona subito, non indugiare, non aspettare. Salute!